rientrata a Civitavecchia il gruppo di civitavecchiesi che si trovava in vacanza in Marocco e che ha vissuto nella serata di venerdì scorso la terribile esperienza del terremoto che ha sconvolto il paese nordafricano, provocando migliaia di morti e danni al momento incalcolabili. Nessuno del gruppo ha fortunatamente riportato lesioni, a parte un ricordo che sarà difficile da cancellare. Tutto è bene quel che finisce bene, ma vivere all'interno di una tragedia che può definirsi epocale non è sicuramente piacevole, soprattutto quando si è in vacanza con la mente sgombra da preoccupazioni e stress. Può definirsi così lo stato d'animo del gruppo di civitavecchiesi che si trovava in vacanza nella zona di Marrakech e che nella serata di venerdì scorso ha vissuto momenti di autentico terrore nel momento in cui si sono avvertite le violentissime scosse di terremoto che ha sconvolto il Marocco e che nella tarda serata di sabato ha fatto regolarmente rientro in città. Del gruppo facevano parte due personaggi particolarmente conosciuti a Civitavecchia, il presidente della Coser Sport, Cesare Mozzi, e l'imprenditore Tony Grimaldi, amministratore dell'impresa Sportiello. Per loro era il penultimo giorno di vacanza e il gruppo aveva deciso di trascorrere la serata in un ristorante. A cena, praticamente finita, si è scatenato l'inferno, con la terra che ha iniziato a tremare violentemente e con il panico che ovviamente si impadroniva di tutti i presenti. Tutti sono immediatamente usciti dal ristorante e il gruppo dei civitavecchiesi ha deciso a quel punto di abbandonare il Marocco. Tornando in albergo per riprendere le valigie e predisporre il ritorno in Italia, hanno potuto vedere con i loro occhi la tragedia che si era consumata nel paese nordafricano, che ha provocato migliaia di morti e danni ancora incalcolabili. Poi il trasferimento in aeroporto con largo anticipo nella serata di sabato, come detto, il ritorno in Italia per mettere alle spalle una brutta esperienza che difficilmente potrà essere dimenticata. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia stanno indagando sul furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica all'interno dello store Mondo Risparmio, grande magazzino che si trova all'interno del centro commerciale La Scaglia. Stando ad una prima ricostruzione, i malviventi si sono introdotti all'interno del locale ed hanno prelevato soldi dalla cassa oltre che alcuni oggetti. Il furto non sembra opera di una banda organizzata, potranno risultare importanti per le indagini le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in tutta l'area. Segnali di risveglio del Covid e non potrebbe essere altrimenti anche a Civitavecchia nel comprensorio. I contagi sono in costante aumento ed in alcune strutture sanitarie, come ad esempio nella RSA Santo Volto di Santa Marinella, si sono assunte le prime iniziative di contrasto alla diffusione del virus, come il divieto delle visite ai degenti. E allarme anche nel territorio, finora solo tra gli addetti ai lavori, per l'aumento dei casi di Covid-19. Negli ultimi giorni sono arrivate anche alcune restrizioni e si è assistito ad una sorta di ritorno al passato, come nel caso dei provvedimenti di interdire l'accesso dei parenti in alcune strutture per lungo degenti, ad esempio il Santo Volto di Santa Marinella. Uno stop alle visite dei congiunti conseguente alla scoperta di alcuni casi tra i pazienti. Potremmo dire che eravamo stati facili profeti il 24 agosto scorso, quando nell'articolo Il Covid c'è ma non si vede, avevamo parlato di un aumento dei casi, possibile conseguenza della nuova variante, denominata Eris, e che determina soprattutto disturbi delle vie respiratorie superiori, come mal di gola, tosse secca, congestione naso che cola, mal di testa, voce rauca, dolori muscolari e articolari. Il dottor Mauro Mocci, responsabile dell'USCAR per la ASL Roma 4, conferma l'aumento dei casi nel territorio. Non so, spiega, se da noi si tratta della variante Eris o della precedente variante Omicron, ma di certo c'è una ripresa delle infezioni. D'altra parte, l'ultimo bollettino settimanale diffuso dal Ministero della Sanità e del quale pochissimi sono a conoscenza, vista la decisione di limitare la pubblicazione dei dati, parla di oltre 21.000 nuovi casi in Italia nella settimana compresa tra il 31 agosto e il 6 settembre, con aumento del 44% rispetto alla precedente osservazione, che riguardava il periodo compreso tra il 24 e il 30 agosto. E così come era già avvenuto nel report della settimana precedente, il Ferragosto, il Lazio è una delle regioni nelle quali si sta registrando il maggior incremento di contagi. Peraltro, proprio nella prima settimana di settembre è anche salita l'incidenza del contagio, attestata a 31 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 24 dell'osservazione precedente. Ancora una volta la fascia di età col più alto tasso di incidenza è quella degli ultra novantenni, ma l'incidenza viene data in aumento anche in tutte le altre fasce d'età, così come la percentuale di reinfezioni. In aumento anche i ricoveri, con un più 3% nell'arco di soli 7 giorni. È
È stata una serata di paura quella di sabato a Civitavecchia. Attorno alle 22 si è registrato un violento incidente stradale sulla strada provinciale 7B, poco dopo l'incrocio con le Terme Taurine nella strada che porta ad Allumiere. L'impatto ha visto protagoniste due autovetture di media cilindrata, a bordo delle quali si trovavano solo i due conducenti. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, che hanno avviato le opere di estrazione dei due conducenti dall'abitacolo delle rispettive vetture, e il personale sanitario del 118 che li ha condotti all'ospedale San Paolo. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato lesioni particolarmente gravi. Dopo l'impennata post Ferragosto tornano a scendere gli inquinanti controllati dalle centraline di Civitavecchia gestite da ARPA Lazio. La situazione certificata dall'agenzia nella settimana compresa tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre evidenzia un inquinamento a livelli minimi per tutte le sostanze sotto osservazione. Situazione ambientale a Civitavecchia in miglioramento rispetto all'ultima settimana certificata da ARPA Lazio. Il nuovo report pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, riferito al periodo compreso tra il 28 agosto e il 3 settembre, evidenzia una diminuzione delle medie di tutti gli agenti inquinanti controllati nelle 14 centraline della città. Nello specifico, riguardo ai biossidi di azoto, il cui valore massimo fissato dalla normativa vigente è di 200 microgrammi, la media è stata di 32 microgrammi al Porto, di 25 microgrammi a Villa Albani, di 23 in via Morandi e di 41 in via Roma. La diminuzione rispetto al report precedente è nell'ordine del 20%, in discesa anche i valori del particolato, ovvero del PM10, con una media di 18 microgrammi rilevati nella centralina del Porto contro i 28 della settimana prima. A Villa Albani il PM10 è stato misurato a 14 microgrammi, mentre nel report precedente non era presente la rilevazione. Per il PM10 il limite massimo è fissato a 50 microgrammi. Cala anche il valore del monossido di carbonio in via Roma, misurato a 0,4 microgrammi contro lo 0,5 precedente, mentre è stabile nella centralina di Fiumaretta, dove è stato verificato sempre a 0,4 microgrammi. Sempre a Fiumaretta non misurato il valore del benzene, inquinanti in calo anche nei singoli quartieri. Per quanto riguardo i biossidi di azoto, si va dai 4 microgrammi di Sant'Agostino ai 9 del Faro, ai 10 di Campo dell'Oro e San Gordiano, agli 11 di Aurelia, per finire coi 36 di Fiumaretta. Per il particolato si va invece dai 18 microgrammi di Aurelia e del Faro, ai 19 di Fiumaretta, ai 21 di Sant'Agostino e San Gordiano e ai 22 di Campo dell'Oro. In netta diminuzione infine i livelli delle polveri ultrasottili, il cui valore massimo non deve superare i 25 microgrammi e che sono state misurate a 4 microgrammi a Sant'Agostino, a 7 a Campo dell'Oro, a 8 a Fiumaretta e a 9 al Faro. Un successo e non poteva essere altrimenti, visti i precedenti, l'edizione 2023 di Terme in Fiore, l'esposizione florovivaistica organizzata dalla Proloco di Civitavecchia e da Orion Labs in collaborazione con Clorofilla Magazine e la locale sezione FIDAPA BPW Italy, che sabato e ieri ha visto centinaia e centinaia di visitatori nel suggestivo scenario delle Terme Taurine. Assessore, presente quest'oggi a Terme in Fiore, che effetto fa vedere tutti questi stand con i vivaisti che arrivano da varie parti d'Italia? Bellissima iniziativa che si svolge da 12 anni, complimenti agli organizzatori, penso che poi è bellissimo per la Regione Lazio ospitare una serie di eventi incredibile, ovviamente in tutti i nostri territori, in tutte le nostre bellissime province. Abbiamo tantissime iniziative che possono coniugare la bellezza dei posti, dei siti, con le iniziative in questo caso che favoriscono il florovivaismo, ma si collegano ovviamente anche alle bellezze del territorio, come vediamo qui in questo bellissimo posto. Quindi complimenti a chi ha organizzato questa iniziativa, ed è positivo ovviamente che nel Lazio ci sia un pullulare di tanti belli incontri che favoriscono ovviamente i cittadini per poter anche godere le bellezze dei nostri territori. A giudicare dalla partecipazione del pubblico, credo molto bene. D'altra parte, un'iniziativa che è giunta alla 12ª edizione significa che comunque è un'iniziativa apprezzata, dove il territorio comunque dà un riscontro importante, e io credo che farla in un luogo così magico come le nostre terme chiaramente dà quei punti in più anche a un'iniziativa del genere. Poi siamo in mezzo alla natura, in mezzo alle piante, ogni anno comunque espositori assolutamente di grande livello, e che dire, un grazie agli organizzatori, perché organizzare comunque una manifestazione così importante che vede la presenza di tanti espositori anche molto diversi tra loro, insomma seguendo chiaramente un filo, è qualcosa di importante, ma è qualcosa che richiede anche un grande sforzo. In Regione stiamo facendo moltissimo per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, ma anche il settore dei vivai eccetera.
un territorio ricco anche sotto questo aspetto. Terme in Fiore è una manifestazione che ormai è arrivata alla sua 12ª edizione, quindi non potevamo non essere vicini a questo territorio. E ringrazio soprattutto l'assessore Guerra per la presenza, perché è importante, un ulteriore segno che la regione c'è e si vede. Anche la consigliera Marietta Tidei, che è qui con noi, grazie. Gabriella Sarracco, presente in veste di presidente della Fondazione Calici qui a Terme in Fiore, abbiamo visto anche che ha girato per gli stand, è rimasta molto incuriosita. Come ogni anno, anche quest'anno Terme in Fiore si presenta con una veste completa, perché girando possiamo trovare sia le piante di ogni tipo, ma anche prodotti legati all'agricoltura, come il miele, come le marmellate. È la 12ª edizione e devo dire che ogni anno troviamo sempre qualcosa in più, e quindi ci auguriamo che continui. Maria Cristina Ciaffi, tante persone qui a Terme in Fiore, dimostra che il fatto ho dovuto parcheggiare lontano per venire qua, quindi questo dimostra che sta andando molto bene. Sì, sta andando bene anche questa 12ª edizione, siamo molto contenti perché ancora sarebbero giornate da mare, però evidentemente le persone hanno scelto di venire qui alle Terme Taurine per vedere questa bellissima mostra. Un impegno solidale per un avvio della scuola più sereno anche per chi ha bisogno di una mano. L'assessore ai servizi sociali, Deborah Zacchei, ha partecipato sabato scorso alla raccolta Dona la spesa per la scuola, organizzata dai soci della sezione Unicoop di Civitavecchia, diretta dal presidente Stefania Giannetti. La campagna, partita in numerose città italiane, ha visto i volontari informare i clienti dell'iniziativa in corso. Questi ultimi hanno quindi potuto acquistare prodotti scolastici e materiali di cancelleria per poi lasciarli al punto raccolta. A distribuirli, secondo le segnalazioni della rete sociale del territorio, sarà il comitato locale della Croce Rossa, che provvederà a distribuire quanto raccolto ieri alle famiglie di minori bisognosi. Un Civitavecchia ancora una volta poco cinico ma a tratti bellissimo c'entra la prima vittoria della stagione. Al Tamagnini i nerazzurri hanno vinto all'inglese per 2-0 sul Citizen Academy. Di Vittorini nel primo tempo e di Costantini nella ripresa, le reti della formazione allenata da Manelli, che poteva chiudere il match con un margine ben più ampio e che non ha praticamente mai rischiato. Nerazzurri adesso al secondo posto in classifica, a 2 punti dalle capolista Rieti e Pomezia. Stefano Manelli, che sapore ha la prima vittoria sulla panchina del Civitavecchia? Bello, bello anche perché è venuto da una notte con un'ottima prestazione, sudata perché in queste prime due, diciamo, creiamo tanto, dobbiamo migliorare da quel punto di vista, però una bella vittoria, ragazzi, insomma ci tenevamo tutti, i ragazzi in particolar modo, hanno veramente dimostrato sul campo che erano giusti 3 punti. Rispetto a domenica scorsa, ha visto quei passi in avanti che voleva vedere? Ma non ce n'erano tanti, fortunatamente, basandoci sulla prestazione domenica scorsa, da fare. Un pochino più lucidi sotto porta, ancora possiamo migliorare da quel punto di vista, ci prendiamo che creiamo comunque tanto ed è un bene. Per quanto riguarda gli infortunati, c'è Serpieri che oggi era in panchina ma non era, insomma, in forma. Abbiamo visto uscire anche Funari, Costantini, come stanno? Beh, bene, dovrebbero essere solo crampi, poi vediamo in settimana. Per Riccardo, fortunatamente questa settimana in parte si è allenato con il gruppo, quindi speriamo, insomma, presto di riaverlo a disposizione. È comunque questo il Civitavecchia che vuole vedere in questa stagione? Sì, e ovviamente sempre mettendoci qualcosina in più. Manila Esposito aggiunge un'altra medaglia alla sua collezione. Agli italiani di Padova è arrivato un altro successo per la ginnasta della Nazionale Azzurra e della S-Gin, dopo l'argento nell'all-round. La ragazza classe 2006 si è imposta nelle gare di specialità, che hanno chiuso la kermesse in terra patavina, trionfando nel volteggio con il punteggio di 14.450 punti, troppo distante per Angela Andreoli ed Elisa Iorio, che appartengono alla Brixia. Dopo qualche anno di stop, motivati soprattutto dalle restrizioni legate al Covid, torna l'appuntamento dello slalom Civitavecchia Terme Traiane, sempre molto atteso dagli amanti del motorsport. Domenica 8 ottobre andrà in scena la manifestazione organizzata dal gruppo Piloti Civitavecchia, in collaborazione con enti di rilevanza nazionale. Nelle prossime settimane saranno tolti tutti i veli riguardanti lo slalom, che vuole confermarsi sui livelli importanti del passato. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.